Ben ritrovati con il nostro Mega alla scoperta del mondo animale. Partiamo da una naturalista che studia gli animali liberi nel loro habitat e per farlo ha imparato a installare speciali telecamere nei nostri boschi. Una cucciolata di lupacchiotti che giocano fra loro, senza sapere di essere ripresi da una fototrappola. A piazzarla è stata Sara Chiarlone, tecnico faunistico, esperta nell'installare questi apparecchi e appassionata studiosa dei comportamenti degli animali liberi in natura. Ho avuto la fortuna di trovare questa famiglia di lupi, di trovare questo posto dove i genitori portano da mangiare ai cuccioli. E quindi sono diversi mesi che ho gli incontri quotidiani tramite la fototrappola con i lupi. Per lo più loro appunto interagiscono tra di loro e imparano a conoscere il mondo che li circonda. È stato bello capire come si relazionano tra di loro, vedere i lupi che giocano, vedere i giochi di gerarchia, insomma, all'interno di questa famiglia. I lupacchiotti non sono da soli? No, non sono da soli, sono con una sorella più grande di un anno che gli fa un po' da baglia. Quando arriva la nuova cucciolata, i genitori mandano via tutti i cuccioli dell'anno prima e rimane solo una o due femmine che guardano, che aiutano i genitori a guardare i cuccioli di quell'anno. Diciamo che mi sono affezionata perché sono diventati un po' di famiglia, perché comunque sia osservarli così da vicino tutti i giorni mi ha davvero emozionata. E condividono il sito con dei cinghiali? Sì, condividono il sito con dei cinghiali e con le volpi che approfittano dei loro avanzi, dei resti, dei loro pasti, e i cinghiali, soprattutto cinghiali importanti, belli grandi, convivono con loro su questo sito e appunto si sono anche incrociati, ma ho notato che non si sono rispettati reciprocamente. Sara, laureata in scienze naturali, ha scoperto il mondo delle fototrappole quasi per caso. Ora i suoi filmati svelano i segreti di animali difficili da studiare allo stato brado. Avevo scoperto l'esistenza di queste fototrappole e ero curiosa di sapere, soprattutto in quel periodo, cosa c'era intorno a casa mia, perché vivo in campagna. E allora ho cominciato a usare le fototrappole, sono stata una tra le prime in Italia ad usarne tante. Mano a mano sono diventata sempre più esperta, collaboro con delle aziende e infatti ho una pagina Instagram che si chiama Trailcam Outdoor Sara, dove ho tantissimi video delle fototrappole. Mi piace sapere e conoscere i loro comportamenti, perché la fototrappola ci permette di osservarli quando sono totalmente indisturbati, perché comunque diversamente loro alle volte percepiscono la presenza dell'uomo, non sono mai rilassati come comunque quando sono di fronte all'obiettivo della fototrappola. In Valle Bormida, alle spalle di Savona, a poco Sara è diventata un punto di riferimento per chi scopre incursioni degli animali selvatici nei propri terreni. Molti mi chiamano, perché qua mi conoscono un po' tutti, e mi chiamano per dirmi: Sara, ci sono i lupi vicino a casa mia, porta una fototrappola, ho visto i lupi, porta una fototrappola. Quindi insomma è una cosa che piace tanto anche ai cittadini, sapere cosa fanno i lupi, perché sono animali che comunque sono affascinanti. Pericolosi? Per l'uomo no, possono essere pericolosi ad esempio per gli animali domestici. Con le tue fototrappole, quali altri animali hai trovato? Allora, di particolare ho trovato qua in Val Bormida il cervo, perché non se ne conosceva l'esistenza. Poi daini, cuccioli di capriolo con la mamma, cinghiali, volpi, tassi, faine, martore. I filmati più affascinanti, però, sono quelli del piccolo branco, tanto che qualcuno nella vallata già la definisce la regina dei lupi. Tre volte ho incontrato i lupi dal vivo ed è stato veramente come trovarsi faccia a faccia con la natura selvaggia. Alle porte di